Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni. Abbiate un attimo di pazienza perché ho dei problemi con la registrazione. Un attimo solo di pazienza che vediamo un attimo se mi parte, perché ai, anche a me te robe qua. Eccola qua, è partita la registrazione. Bene, sono qui con Francesco. Prova a parlare, Mi ascoltate? Perfetto. Il microfono funziona. Perfetto. Bene. Questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53. Sì. Mai Marostica, Vicenza. Bene, intanto che Francesco vi dirà un paio di cose, c'è qualcosa Se vuoi parliamo della conferenza di ieri sera, che è sul ciclo sulla paura. Esatto, intanto io preparo il testo. D'accordo, allora. Ieri sera si è concluso il ciclo delle conferenze sulla paura, l'ultima conferenza appunto era sul tema del vampirismo, ha parlato Silvano Lorenzoni, ha affrontato il problema del vampirismo in maniera diversa e inusuale rispetto al solito. Infatti l'avevamo promesso che non sarebbe parlato del vampiro nel senso classico di canini lunghi della bocca insanguinata, ma di forme di vampirismo tipo psichico che sono più pericolose. E giustamente appunto è stata inserita all'interno di questo ciclo sulla paura. Le conferenze appunto, nonostante i divieti, sono state fatte, sono riuscite, hanno dimostrato anche la capacità di affrontare il problema come quello della paura, tenendo conto che tutte le religioni monoteistiche si basano su questo di paura e tendono a riprodursi e a mantenersi tramite la paura, come sia un concetto fondamentale da affrontare e come ci sono varie possibilità di interpretarla e come ci sono vari meccanismi che funzionano per usare la paura. Le conferenze speriamo di ripetere quanto presto in altre parti, infatti ci stiamo attivando per farle da qualche altra parte e se appunto non troveremo grossi ostacoli, speriamo di non trovarli, insomma faremo di tutto per impedire che ci venga tolto la libertà di parlare, e le faremo da qualche altra parte. Il programma è nell'Alto Vicentino, per cui di conseguenza tra Schio e Bassano, o Bassano, a Schio o altri comuni circostanti, tenteremo di trovare degli spazi per ripetere il ciclo sulla conferenza sulla paura. Con l'occasione, ricordo, il 21 aprile, che sarebbe il venerdì santo per i monoteisti, che c'è la cena del Musso, perciò chi vuole partecipare alla cena del Musso, che non è un fenomeno religioso, è una cosa che a parte... Goliardica! Sì. No, semigoliardica. Semigoliardica, perché ha due ragioni di esistere la cena del Musso. Prima cosa, come goliardia, come occasione di ritrovo. La seconda, così come di dispetto, perché anticamente c'era, dal punto di vista dei cristiani, la volontà di non mangiare il carne. Altra cosa, per alcuni di noi, noi lo facciamo da molti anni, per ricordare un nostro amico che è morto nel 93, che anche lui era vicino al paganesimo, avevamo delle differenze, d'altronde i pagani non sono tutti uguali, esistono delle differenze, il paganesimo è la differenza, però allora, siccome ci eravamo trovati quando era ancora in vita alcune volte venerdì santo, e così è nata questa idea. Quando lui è morto abbiamo deciso, vabbè, lo ricordiamo, facciamo la cena del Musso, visto che ci eravamo spesso a mangiare il Musso il venerdì. E di conseguenza, diciamo che col tempo poi si è ampliata, ha assunto dei toni goliardici. Beh, d'altronde il nostro amico che andiamo a ricordare non è un certo un tipo triste, di conseguenza non aveva questi problemi, se noi lo ricordiamo mangiando e bevendo e facendo festa. Perciò tutti, è aperta a tutti, logicamente, e non ci sono problemi, non ci sono esami di ammissione, non ci sono raccomandazioni da avere per venire. È una cosa... Serve per trovarci e farci una chiacchierata e farci una goliardata. Quest'anno c'è, oltre, diciamo la cosa bella da quest'anno, che cade il 21 aprile, che dal punto di vista tradizionale sarebbe la fondazione di Roma. Perciò va bene con l'occasione, e visto che è venerdì, visto venerdì santo, invece anche la fondazione di Roma, per chi è pagano con riferimenti all'antico Mediterraneo, potrà anche ricordare questa cosa. Potrebbe essere anche la fondazione di Atene, di Eliopolis, sì, di Creta. Dal punto di vista tradizionale, sai, dicono che appunto Romolo fondò Roma il 21 aprile del 753 avanti Cristo, allora noi appunto, cioè, per chi vuole può anche ricordare questa data, cioè nel senso che quest'anno si sommano più cose. E cominciamo una dotta dolente, l'8 per 1000. Sì, cominciamo la campagna 8 per 1000. Sì. Ecco, esatto, perché purtroppo dal primo di aprile, sembra uno scherzo, cominciano le dichiarazioni fiscali,
quest'anno, come sempre, si partirà col tutti i monoteisti partiranno con l'occhio bagnato, la voce rotta, commovente, che devono aiutare i poveri, che hanno bisogno di aiutare i poveri, i sofferenti, e vi chiederanno l'8 per mille. E noi diciamo, l'8 per mille non glielo date. Datelo allo Stato. Per quanto vi può non piacere lo Stato è una istituzione civile. Per quanto sia gestita male, per quanto magari comunque gli diano i soldi, si può sempre cambiare, cioè si può sempre chiedere un uso diverso dei soldi. Ecco, tenendo conto che il costo dell'8 per mille molte volte viene destinato proprio anche a opere culturali, cioè nel senso che lo Stato lo devolve ad esempio per manutenzione straordinaria di monumenti, perciò è fondamentale, per quanto poco, conservare anche una memoria storica e architettonica di quanto riguarda il nostro paesaggio e di quanto riguarda la nostra cultura, perché in Italia si possono trovare migliaia di miliardi per fare il Giubileo, per distruggere una città come Roma e distruggere l'Italia intera. Si possono trovare i soldi, come a Vicenza, per Montebellico, per tagliare le piante e fare i parchisi per il Giubileo. Si trovano i soldi per fare i cessi dei pellegrini a Montebellico. E si trovano dei reperti archeologici tipo al Giannicolo, e se non c'era il Giubileo si gridava il miracolo per la scoperta archeologica. Siccome bisognava fare il parcheggio per il Vaticano, per il Giubileo, per i fedeli, si è detto se li buttiamo nella spazzatura, no. E cose del genere, perciò si trovano migliaia di miliardi per una falsità di festeggiamento, perché non esistono 2000 anni dalla nascita di Cristo, esistono 2000 anni di falsificazione. L'8 per mille ha una destinazione anche a scopo storico e culturale, e di conseguenza è preferibile, per quanto possano essere gestiti male, che vengano dati allo Stato, che almeno qualcosina sicuramente verrà fatto per la nostra storia. Va bene, queste sono quello che c'è in corso in questo momento. Io intanto devo fare un annuncio. Questa sera alle ore 19 non leggerò Tommaso Didimo, ma coglierò l'occasione di Battistella, cioè dell'omicidio che c'è stato a Conegliano, per fare una disquisizione su che cos'è la schizofrenia, quel tipo particolare di schizofrenia, come interviene nel scatenamento di quella schizofrenia il condizionamento educazionale cattolico, e soprattutto il ruolo che hanno gli esorcisti e la parità fra esorcisti e truffatori che si spacciano per mai, che ci sono in giro, cioè è l'unicità degli intenti. Questa sera alle ore 19, parlerò di questo. Perché questo? Perché è abbastanza importante. Su questi fatti, purtroppo, certe persone stanno tentando di scatenare delle cacce alle streghe. Siccome Dio gli ha detto di ammazzare il figlio e una madre ammazza il figlio, e siamo qua vicino, a Catania Dio gli dice di ammazzare il figlio e ammazza il figlio. A Caserta gli dice Dio di ammazzare e ammazza qualcuno, adesso non mi ricordo esattamente chi, ma comunque c'è questo fatto. Ma esistono decine di casi. La setta, fra virgolette, che è cattolici, che sono cattolici, ho le fotografie su uno degli ultimi della Repubblica, fanno 700 morti per rapinarli di soldi per i 10 comandamenti di Dio. E si fanno trafiletti, dopo il primo articolo si fanno trafiletti, cioè 700 morti con i trafiletti. In Perù ci sono 70 persone che stanno morendo di fame soltanto perché i cattolici e similari, gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, devono rapinargli i soldi, e viene fuori un trafiletto sulla Repubblica. Non ce l'ho qui perché fa parte della prossima rassegna stampa, però c'ho tutto il materiale. E invece, siccome purtroppo non esiste nessun'altra organizzazione, chiamiamola così, religiosa, specialmente qui in Italia, che sia pericolosa, bisogna inventarsi con la diffamazione di qualcosa che sicuramente c'è, noi non sappiamo perché è troppo segreto, ma sicuramente ci deve essere, per impedire alle persone di esprimere il pensiero, di esprimere il loro sentire religioso, di esprimere quello che il dettato costituzionale impone. Allora, alle ore 19 parleremo proprio di questo, o i pezzi sulla schizofrenia, o i pezzi sull'uso del condizionamento educazionale cattolico, e sui vari articoli, sia di Nuova Venezia, sia del Gazzettino, che sul fatto sono avvenuti. Sì, no, ma ecco, sul discorso qua appunto degli esorcisti e della criminalità nel concetto di esorcismo, io vorrei ricordare ad esempio un fatto che non è successo moltissimi anni fa, il fatto di Polistena, in cui una famiglia molto devota cristiana, con la scusa di esorcizzare una bambina, mi sembra che avesse pochi anni, l'ha uccisa. Cioè, rendetevi conto,
da cosa può derivare questo? Non deriva certo dall'ignoranza culturale, deriva da un'ignoranza costruita ad arte, pianificata, voluta, e soprattutto a chi si presta a questo. Poi, giustamente Claudio dice che chi fa i maghi sono dei truffatori, però sono più truffatori chi fanno gli esorcisti. Certo. Perché io difatti l'ho detto anche in una conferenza a cui ho partecipato, dal pubblico, con un intervento polemico, ho detto, cioè, sì, voi cattolici potete criticare chi fa il maghetto, che fa la cosa folcloristica, però chi si rivolge a questi truffatori, a questi ingannatori, sa che può cambiare e non ha sensi di colpa e non ha scrupoli, non ha problemi di trovarsi in un altro, cioè non è vincolato. Chi si rivolge a una struttura di tipo cattolico, di tipo cristiano, ne è divorato, cioè nel senso che l'esorcista riesce a far leva su tutto quanto quello che erano stratificato in 2000 anni e crea i sensi di colpa, crea i sensi di dubbio, e di conseguenza la persona, anche nel momento in cui dovesse fuggire da un esorcista, ne è tarata, ne è marchiata, cioè nel senso che questo bisogna riconoscerlo. Perciò a livello di truffatori, sono truffatori chi fa i maghetti e così via, però sono truffatori peggiori, sono criminali chi fa gli esorcisti, perché appunto vanno a inculcare un qualcosa, perché tra l'altro il discorso poi dell'esorcismo cristiano è un qualcosa che loro ti attribuiscono. L'esigenza con cui la persona va dal maghetto è un'esigenza sua, cioè che lui sente un disagio che poi per motivi ambientali, culturali, non è capace di affrontarlo e pensa di affrontarlo così. L'esorcismo, oltretutto la tecnica dell'esorcismo, comunque ne parleremo stasera, intanto va a scegliere la persona che è ottimale, sì, e tutte queste altre le scarta, tanto per essere chiari, con la scusa che sono dei problemi psicologici le altre, mentre invece quella che gli funziona, quella che gli può funzionare o quella che gli serve, la massacrano per anni e anni e anni. Cioè non è che l'esorcismo si fa e finisce là, ma la persona viene massacrata, sì, per anni, per cui la tecnica esorcista è veramente una delle peggiori infamie che la Chiesa Cattolica abbia usato, ed è l'infamia che viene fuori dalla caccia alle streghe, cioè dai roghi. È una, siccome adesso non possiamo più bruciarli, scelgono questo, e con tutto quello che ciò comporta. Parleremo anche della schizofrenia, perché sono anche abbastanza ferrato su questo tipo di schizofrenia, molto più di quanto voi possiate immaginare, ed è la schizofrenia delle voci, no? Quella che dà questo tipo di sensazioni. Quello, non dico che so tutto, ma conosco esattamente tutti gli effetti per averli vissuti in prima persona, per cui so tutto di questo, non perché io sia schizofrenico, ma perché li ho vissuti proprio in prima persona, per cui so tutto di queste cose qua. Sì, ecco, per chiudere il discorso, poi lasciate partire, ricordo che l'8 per mille serve anche a mantenere una struttura come gli esorcisti. Certo. Perciò certo, certo. Quando firmate l'8 per mille non pensate di darlo soltanto in carità, lo date forse anche in attività ben peggiori, tipo quella degli esorcisti. Sì, e le date anche per la campagna per non usare i preservativi in Africa e diffondere meglio l'AIDS, massacrare che non si può difendere. Va bene, cominciamo Francesco la trasmissione. No, la trasmissione, sapete che noi stiamo parlando di mobbing. Abbiamo inizialmente definito la struttura generale su cui si definisce il mobbing, qual è il soggetto sottoposto a mobbing, cioè quali sono le caratteristiche che ha il soggetto, e stiamo trattando in questo momento cosa manca al soggetto, cioè cosa manca all'individuo perché sta subendo mobbing. L'altra volta abbiamo detto che si ritiene al centro del mondo e non è in grado di sospendere il giudizio. Cioè queste due caratteristiche mancano alla persona che subisce mobbing. Abbiamo già definito la persona, abbiamo parlato dell'ingenuo, abbiamo parlato dell'individuo integerrimo, abbiamo già parlato di questo. Oggi parliamo delle altre tre caratteristiche che mancano alla persona che subisce mobbing. Non sa ascoltare il mondo attorno, non è diventato padrone della propria attenzione e non pratica l'agguato né il vivere per sfida. E questo è l'argomento delle trasmissioni di oggi. Non sa ascoltare il mondo attorno. La capacità di ascoltare il mondo attorno a noi è conseguenza diretta della capacità dell'individuo di sospendere il giudizio. Sospendere il giudizio, ricordate, la sospensione del giudizio insieme alla chiusura del dialogo interno e allo scetticismo fanno parte del bastone dello stregone. Sospendere il giudizio significa sospendere il proprio divenuto anteponendolo al divenuto dell'interlocutore. Ascoltare il mondo attorno a noi permette al divenuto dell'interlocutore di interagire col nostro divenuto.
Se nella pratica più generale della stregoneria l'ascoltare il mondo attorno a noi è esercizio di pietas, in quanto il soggetto che la esercita si fa compenetrare dalle tensioni dei bisogni del mondo circostante, nella pratica sociale in cui interviene l'azione mobbing, saper ascoltare il mondo attorno a noi consente all'interlocutore di farsi compenetrare dai meccanismi che agiscono nella formazione di strategie distruttive nei suoi confronti. Il mobbing non si presenta confezionato, pronto e definito. Il mobbing si presenta a poco, si costruisce a poco, cresce un po' alla volta adattandosi a quanto incontra. Ascoltare il mondo attorno a noi permette all'individuo di percepire la brezza che sale e si sviluppa. È un procedere progressivo che monta a poco. Ascoltare il mondo attorno a noi significa percepire i bisogni del mondo, le tensioni del mondo, le strategie del mondo. Il mobbing si nutre crescendo alimentato dalle debolezze soggettive che l'individuo manifesta quando lo subisce. Le debolezze sono crepe nella corazzatura soggettiva, nella sensibilità soggettiva, nei propositi soggettivi, nella percezione soggettiva, nelle insicurezze soggettive, nelle speranze soggettive. L'azione del mobbing entra in quelle crepe. La minaccia di perdere il posto di lavoro può essere fatta a chi il posto di lavoro è assolutamente necessario e non saprebbe come trovarne un altro. La minaccia di trasferimento può essere fatta soltanto a chi ha una famiglia o degli interessi prioritari e quel trasferimento lo danneggia. La minaccia di cambio di mansione può essere fatta a chi ambisce la carriera e il cambio di mansione lo danneggerebbe. Nelle debolezze soggettive si inserisce l'azione del mobbing che penetra a poco. Per esempio, chi ha problemi di coscienza è facile colpevolizzarlo. Così la calunnia predispone il soggetto sottoposto a mobbing a mettersi sulla difensiva e mentre si mette sulla difensiva la minaccia di alterare o danneggiare quanto per lui è importante prende forma e sostanza. Così l'azione del superiore viene subito ampliata e fatta propria dai pari colleghi o dai subalterni che vedono in quell'azione un'opportunità per allineare se stessi con il superiore e prepararsi ad avere dei vantaggi futuri. Oppure vedono come l'ampliamento di quell'azione permette a loro di ricavarsi uno spazio o allontanare una possibile minaccia. Chi subisce il mobbing ha normalmente la capacità di iniziativa e di lavorare partendo da una sicurezza soggettiva. Chi mette in essere azioni di mobbing trae la propria forza dall'azione del pollaio nella distruzione dell'estraneo. Applicare la capacità di ascoltare il mondo attorno a noi significa in questo caso mettere in essere delle azioni in base a quanto si ascolta e non in base a quanto si vorrebbe ascoltare. Ascoltare il mondo attorno a noi, in caso di azione mobbing, permette all'individuo di agire in base a quanto ascolta, facendo ricadere l'azione su quanto ascoltato e non su quanto affermato. Io non ho agito perché pensavo questo, ma perché mi è stato detto quello. Chi ascolta il mondo attorno a lui sa perfettamente la differenza del senso dell'azione fra quanto egli pensa in base alle proprie deduzioni e un'azione fatta in base a deduzioni non proprie. Ha un confronto operativo dove l'individuo ingenuo preferisce agire in base alla propria dirittura morale, mentre l'individuo integerrimo sceglie di agire in base a quanto ha ascoltato e in base a quanto ha dedotto, valutando la convenienza soggettiva nel continuare ad essere integerrimo senza che il mondo attorno imposti strategie di mobbing. E passiamo al secondo passo. L'individuo che subisce mobbing non è diventato padrone della propria attenzione. Essere padrone della propria attenzione significa poter usare la propria attenzione in funzione del proprio intento. Il sistema educazionale agisce in modo tale da portare l'essere umano a subire ogni cosa che gli viene presentata. È come il gioco della pubblicità. Il suo successo si esprime attraverso la capacità di concentrare l'attenzione dello spettatore su aspetti voluti dal manipolatore della pubblicità stessa. Tanto più chi organizza il sistema pubblicitario e riesce a concentrare l'attenzione dello spettatore sui fini da lui imposti, tanto più grande sarà il suo successo. Non ci si può del tutto sottrarre dalla possibilità che l'oggettività manipoli la nostra attenzione, ma possiamo fare in modo che la nostra attenzione sia soprattutto a servizio del nostro intento, sottraendola dalla dipendenza di quanto agisce su di noi.
In stregoneria, la manipolazione della propria attenzione affinché sia a servizio dell'intento passa attraverso la manipolazione dell'attenzione relativa a tutti i sensi. E nel libro dell'Anticristo trovate già un accenno sufficiente a questo. Una volta che un individuo concentra la propria attenzione sui relativi sensi, sulle tensioni e sui bisogni che da lui si muovono verso l'esterno, anche se continua a subire le stimolazioni provenienti dall'esterno, la sua azione sarà determinata essenzialmente dalle sue predilezioni e dal suo intento. Quando dall'esterno diventa difficile manipolarlo per ottenere delle risposte conformi, allora anche l'azione mobbing ha effetti molto relativi. Il mobbing, per riuscire, necessita che l'individuo che lo subisce risponda alle sollecitazioni, ad esempio manifesti stupore, incredulità o offesa per le calunnie che vengono diffuse, per le maldicenze o i sospetti che molte domande vanno mascherando. Se a quelle sollecitazioni non viene risposto, l'azione mobbing non è in grado di toccare l'individuo, anche se magari tocca l'ambiente in cui l'individuo si muove. Allora vedremo la tecnica per rompere l'accerchiamento. È fondamentale che la persona sia padrona delle sue attenzioni. Essere padrona della propria attenzione significa mettere i fenomeni mobbing che si ricevono dall'ambiente nell'esatta posizione in cui si determinano. Si agisce non per quello che la calunnia si aspetta come reazione, ma in quanto calunnia quale elemento prodotto da un calunniatore. La calunnia ha riuscita quando il calunniato ammette nel calunniatore la buona fede. Quando il calunniatore può perseverare nella calunnia senza che venga accusato di essere un calunniatore. La persona padrona della propria attenzione non ha problemi ad imputare la calunnia al calunniatore, in quanto conosce perfettamente sia i fatti che l'intento che li ha mossi e conosce perfettamente come l'affermazione non sia frutto di una errata valutazione della situazione, ma frutto di un calcolo di destabilizzazione personale. Per far questo è necessario giungere ad un buon controllo della propria attenzione, in modo che nessuno la possa manipolare per fini che non collimino con i nostri. Negli ambienti di lavoro si usa la diplomazia, un atteggiamento diplomatico che si pretende dal calunniato, ma non dal calunniatore. Gli ambienti di lavoro operano in modo tale per garantire se stessi. In questo modo l'azione del pollaio è estremamente più avvantaggiata dell'azione di distruzione del singolo, il quale, costretto a rispettare delle regole imposte dal calunniatore, si trova in condizioni precarie. Facciamo un esempio. Un ufficio contiene 10 impiegati che lavorano calunniando e perseguitando l'undicesimo, il fantozzi di turno, in quanto la sua abilità e la sua dedizione mettono in risalto la loro incapacità e la loro superficialità. 10 voci diffamano, nascondono il lavoro, alterano i dati contro una persona che lavora. Quando quella persona tenta di difendersi, viene accusata di poca solidarietà, viene accusata di voler mettersi in mostra, viene accusata di fare la spia, viene accusata di voler fare carriera, viene accusata di diffamare. Il diffamare non è il rendere manifesto quello che è nascosto, ma è alterare la realtà per costruire delle valutazioni errate. Diffamare non è difendersi, diffamare è costringere le persone a difendersi. In questa situazione, per uscire fuori, la persona diffamata deve agire su 3 livelli differenti. Il primo è l'ufficio in cui le persone la diffamano, il secondo è il capo in quanto gestore della diffamazione e il terzo è il capo del capo esterno alla diffamazione che potrebbe essere danneggiato non tanto dalla guerra in corso ma dal lavoro scarso o scadente prodotto. Vedremo come, quando parte un'azione di diffamazione, è necessario togliere ogni spazio a chi diffama, a meno che non vi siano intenti e scopi esterni alla diffamazione, e si usa la diffamazione subita e manifestata per coprire la preparazione di obiettivi diversi. Però questa è un altro tipo di strategia. Il salto di concentrazione dell'attenzione per ottenere risultati su un intento diverso dall'immediato.
Questo è una cosa però da stregoneria. Essere padroni dell'attenzione soggettiva significa essere padroni del proprio intento. L'intento come espressione della persona e non come risposta della persona a sollecitazioni esterne. Cioè essere padroni della propria attenzione. E vediamo l'ultima cosa che manca, prima di lasciare la parola a Francesco. Non pratica l'agguato nel vivere per sfida. Questo aspetto è da imputare all'abitudine dell'individuo, alla sua abitudine di adattarsi a quanto incontra. La sollecitazione esterna produce i suoi adattamenti meccanicamente e non come scelta operata attraverso le proprie predilezioni, l'uso della propria volontà e del proprio intento. Il suo adattarsi non è frutto del suo intento, ma è frutto di accettazione di quanto è imposto, pertanto non è discriminato, sul quale il soggetto poggia le sue aspettative e le sue speranze. L'individuo vive la sua vita come dono e come tale è sempre speranzoso nel dono di chi gli sta attorno. Il dono di appartenere a quel posto di lavoro che comporta una sua accettazione delle regole. Egli accetta le regole, le applica, ma non si accorge che chi gli sta attorno a quelle regole ha risposto con adattamenti diversi in modo da far sì che quelle regole, che lui ritiene onerose, non interferiscano eccessivamente con le sue mansioni. Di questo, quanto lo circonda, non tollera di essere rinfacciato o accusato. Si fa così per abitudine. Non è che io non voglio applicare la regola, ma così si svolge il lavoro in minor tempo e minor fatica. Dopodiché il tizio cade dalle impalcature, il finanziere alla dogana fa passare un carico di contrabbando, il poliziotto preferisce lasciar correre il grande imputato, mentre magari è feroce con chi non è in grado di difendersi. Chi fa davvero il proprio lavoro rispettando le regole, o lo fa come persona integerrima, in quanto disposta ad attaccare anche chi gli sta attorno, che non rispetta le regole, oppure lo fa come una persona ingenua, che facilmente può essere accusata di intenzioni diverse da quelle manifestate. Vivere per sfida significa che ogni azione che noi facciamo nella vita quotidiana è il frutto delle nostre scelte, della nostra volontà, in funzione del nostro intento. Vivere per sfida non significa arrivare in ufficio e calare il guanto in faccia ai colleghi o rovesciare il cestino della carta in testa al capo ufficio. Significa che ogni azione è frutto di scelte e determinazione soggettive. E quelle scelte vengono imposte con forza e determinazione al mondo che ci circonda. Così i messaggi che riceviamo dal mondo che ci circonda non sono semplici informazioni, ma sono elementi che vanno ponderati e che rientrano nella nostra azione in funzione del nostro intento. Vivere per sfida significa che in ogni decisione che noi prendiamo mettiamo tutto noi stessi. Quella non è solo una decisione, ma è quello che siamo riusciti a sviluppare concentrando tutto noi stessi, quasi che da quell'azione o da quella decisione dipendesse la nostra vita o la nostra morte. Quando un individuo vive per sfida, non si può mettere in atto contro di lui nessuna azione di mobbing. Magari lo si può sabotare, si può agire per far fallire i suoi sforzi, ci si può organizzare contro di lui a livello mafioso, ma nessuna azione di mobbing è possibile nei suoi confronti. Lo si può distruggere fisicamente, ma non si può distruggere psicologicamente o emozionalmente. Diventa un concorrente terribile, specialmente se in quell'azione del vivere per sfida riesce a costruire delle alleanze funzionali per il conseguimento del suo intento aziendale. Chi vive per sfida può essere accusato di voler far carriera, in quanto la forza che mette per determinare se stesso è elevata, ma non può essere calunniato, a meno che non si voglia essere attaccati direttamente, nome e cognome, e per le intenzioni espresse. Chi vive per sfida non rispetta la forma, né la formalità con cui i fenomeni si presentano, in quanto entrambi hanno il compito di impedire a chi vive per sfida di determinare il proprio intento nell'oggettività in cui si opera. Il vivere per sfida entra nella razionalità quando si esprime attraverso la pratica del vivere strategicamente o più in generale della pratica dell'agguato. Bene, della pratica dell'agguato ne parleremo nella seconda parte, come uscire dal
l'accerchiamento di mobbing. Ricordate la tigre del Crogiolo Stregone in quattro canti del mondo? La tigre studia l'ambiente, la tigre prepara se stessa, la tigre guarda le proprie armi, la tigre osserva l'oggetto del proprio intento e così via. L'arte dell'agguato la riprenderemo proprio all'interno del mobbing. La prossima volta però parleremo delle scelte soggettive ad azione mobbing in atto. Ricordate che quando l'azione mobbing è in atto c'è poco da fare, si può solo cercare di pararsi il culo, nei limiti, proprio parlando in termini reali, per cui c'è poco da fare. Comunque è possibile in ogni caso agire anche ad azione mobbing in atto se si riesce a trovare i punti deboli, i punti giusti in cui l'azione si esprime. Bene, io per il mobbing sono stato molto conciso questa volta. Sono stato conciso, vero? D'altronde devo per forza fare dei cosi definiti, perché siamo arrivati a cosa manca alla persona. Poi ci sono le strategie d'azione mobbing nato e poi c'è la strategia dell'agguato per uscire o prepararsi all'antimobbing, che bisogna insomma che concluda un argomento, se no ne lasciamo a metà un altro. Bene, lascio la parola a Francesco adesso e dopo riprendo io. Ecco, allora, io faccio un po' di commenti così in parallelo a varie cose. Allora, noi spesso, e gli ascoltatori ne sono testimoni, diciamo che esiste, come dice Claudio, la mafia cattolica che ci impedisce di parlare. Ma non pensate che questo tentativo sia solo contro di noi, cioè esiste un tentativo continuo di impedire alle persone di pensare in maniera diversa. Ne abbiamo ad esempio un esempio ultimamente in cui un consigliere della RAI, Vittorio Emiliano, dice: fa la RAI è troppo papista, si perde il pluralismo religioso, e dice: oggi tutto è centrato sul Papa, un'impostazione fortemente papista. Benissimo, ognuno può avere i gusti che vuole, però noi sappiamo benissimo a cosa porta il dominio cattolico e l'egocentrismo del cattolicesimo e del cristianesimo nelle cose. Io vorrei non andare molto lontano nel tempo, andiamo nel 1931, la notte del 10 febbraio 1931, un povero storpio arrancava per le vie di Roma cantando: Maramao, perché sei morto? Pane e vino non ti mancava, l'insalata avevi nell'orto, Maramao, perché sei morto? Subito venne arrestato sotto l'imputazione di alludere al recente funerale del Papa. Cioè, rendetevi conto, 1931, un disgraziato va per Roma, probabilmente ubriaco, canta questo e viene arrestato perché secondo loro alludeva ai recenti funerali del Papa. E questo è finito in carcere. Cioè, di conseguenza, quando cominciano a passare piccole cose, come l'informazione soltanto in un solo senso è solo cattolica, si arriva a questo. Ma vogliamo andare a un termine più recente di cos'è l'inquisizione nel pensiero. Nel 1951 la censura comincia a tagliare Shakespeare, essa è già forte abbastanza per affrontare la grande poesia. Il Falstaff dell'Enrico IV, recitato alla Reina di Verona, è costretto per tre volte a non pronunciare il nome della Madonna. Cioè, rendetevi conto che Shakespeare scrive un'opera e a un certo punto arriva in Italia e siccome un personaggio cita il nome della Madonna, la censura cattolica dice: ma non è giusto che un'opera teatrale venga citata. E succede che appunto viene tagliato il nome. Queste sono informazioni che noi inventare. Esiste un libretto, censurato anche questo qua, di Vitaliano Brancati, la governante, in cui all'inizio lui parla della censura che ha subito e riporta tutte queste di fatti. Cioè, rendetevi conto a cosa può arrivare l'Inquisizione. E rendetevi conto che da queste cose, che possono sembrare sciocchezze, passa un principio che è quello dell'Inquisizione sempre. Allora, l'Inquisizione, se può arrivare in questi dettagli, cosa può portare andando avanti? Cioè, si comincia sempre con qualcuno e dopo le cose vanno sempre nel peggiorare, vanno sempre più controllate, vanno sempre più degenerando. L'unica cosa che abbiamo come vantaggio, come vantaggio, è che la Cassazione ultimamente si è messa a fare la Cassazione. Cioè, però, prima che il dettato della Cassazione diventi a livello di massa, ci vogliono altri 10 anni che la Cassazione continui. Abbiamo delle sentenze importantissime della Cassazione che sono, vanno in un certo senso, Locandina Osè non è pornografica. C'è voluto una sentenza della Cassazione per dire che la Locandina Osè di un film non è pornografica. Il pene di gomma si può esibire, il pene di gomma, di plastica, di ferro, di legno, insomma, si può esibire. C'è voluto un'altra sentenza della Cassazione per questo. Spogliarsi senza leccarsi
è possibile, cioè non è più reato, e c'è voluto un'altra sentenza della Cassazione. La minigonna, perché si usi la minigonna come, come vestito normale, non perché prima per strada c'era, ma anche a livello ufficiale, cioè si tratta di un'avvocatessa che andava in carcere, questo. Beh, io mi ricordo come si era presentata la donna magistrato a un interrogatorio in carcere, comunque era ben peggio della minigonna, ma era una tecnica sua. E c'è voluto una sentenza della Cassazione. Sesso in auto che non sia reato, c'è voluto un'altra sentenza della Cassazione. Video porno che non è reato, il video porno, quando non c'è violenza, quando non c'è minori, quando non c'è altro tipo di reato, non è un reato, non è una, da censurare, c'è voluto un'altra sentenza della Cassazione. Cioè, adesso, quando si dice sentenza della Cassazione, bisogna capire cosa è stato sofferto prima. Cioè, la persona viene arrestata, viene imputata, viene inquisita, si fa un processo, si paga l'avvocato in primo grado viene condannata o assolta, qualcuno poi ricorre in secondo grado viene condannata o assolta, e dopo un 5, 6, 8, 10 anni abbiamo la sentenza della Cassazione. Cioè, sì, dopo qualcuno si meraviglia a dire: ostrega sendato la casa i carabinieri, e c'è la sentenza è diventata definitiva in Cassazione e c'è vatto la casa i carabinieri, cioè non c'è problemi, cioè così funziona la legge. Però noi diciamo grazie alla Cassazione, speriamo che la Cassazione continui. È chiaro che ci saranno anche delle sentenze sfavorevoli, cioè è chiaro che quando uno va col cazzo fuori, col pene fuori in spiaggia pubblicamente, magari la Cassazione dice forse questo è un po' eccessivo, questo è un po' eccessivo, mettiamo dei limiti, cioè chiaramente. Però grazie a quelle sentenze, ma quanta gente dovrà soffrire perché quelle sentenze vanno via? Sì, no, anche perché tieni conto che purtroppo qualsiasi cosa che sussiste c'è sempre l'intervento da parte proprio dominante della censura cattolica, cioè nel senso basta pensare ad esempio alle polemiche sui campi nudisti, basta pensare a tutte quante le campagne che ci sono state, cioè ad esempio io ho letto del primo campo nudisti in Lombardia in cui c'era il parroco che suonava le campane a morto perché c'erano i nudisti, cioè nel senso che penso che se avesse voluto suonare le campane c'erano cose più gravi per suonare le campane, insomma, cioè che un campo di nudisti. Cioè, io cito così perché conosco un po' il caso. A Bassano, quando ho cercato di aprire un segreto shop, ci hanno impiegato 14 anni con avvocati per poterlo aprire, soltanto perché andava contro la morale, cioè nel senso, quando è più pornografico la prima comunione di un bambino. Sì, beh, cioè, infatti è una cosa schifosa, costringere un bambino a pregare, una roba scena, veramente, infame. Se infame. Voi pensate, ad esempio, tutti i passaggi che devono fare i bambini nell'ambito della Chiesa Cattolica, cioè nel senso, dal battesimo, la prima comunione, la cresima, le preparazioni, alla confessione dei peccati, cioè nel senso, questi sarebbero reati, cioè nel senso che veramente vengono commesse delle cattiverie, chiamiamole così, in maniera buona, intenzionalmente, perché logicamente qualcuno può commettere degli errori riconoscendo la buona fede o l'impreparazione, ma questo che viene commesso è intenzionale, cioè nel senso, fede, non pensate che un sacerdote che comincia a parlare di peccato a un bambino di pochi anni sia in buona fede e sia un bravo sacerdote, cioè non esiste nessun sacerdote cattolico cristiano che sia in buona fede e che sia buono, perché cioè, non esiste la necessità di questo, perché una cosa fondamentale che in tutte cose avviene nel paganesimo, le cose avvengono per necessità, lo diciamo sempre, cioè nel senso, ma sono legate alla necessità delle persone, della società. Le cose gratuite non hanno senso, cioè esiste il dono che è gratuito, cioè nel senso comunque qualcosa che tu dai all'altro e di conseguenza è un atto di dimostrazione di collegamento con le persone, che poi non sei neanche obbligato se ricevi un dono, esatto, ma non c'è l'obbligo di rispondere, perciò ho capito, è sempre un tentativo però di collegamento, cioè di creare un legame di creare un qualcosa, cioè che è fondamentale. Invece tutto questo viene negato nel monoteismo, cioè tende sempre ad appiattire e di conseguenza c'è sempre la necessità di colpire, c'è sempre la necessità di impedire alle persone di fare qualcosa. E ad esempio, cioè difatti le persone sono impreparate e quando sono impreparate non possono affrontare niente. E infatti io mi ricollego a un altro argomento. E allora, c'è sempre il famoso dibattito sulla storia della Terra. Ah, vi ricordo che i telefoni, l'ultimo quarto d'ora di trasmissione, non di più. Allora, è uscito un articolo in cui dice: fa l'evoluzione della vita accelerata dalle piogge di comete. Sebbene si sia sempre pensato che gli impatti causarono morte e distruzione, cioè qua si parla delle comete,
È possibile invece che una serie di piccoli stress dovuti alla caduta di comete e asteroidi abbia obbligato la vita a diversificarsi e diventare più flessibile. Cioè, se questo è concepibile per un pianeta, per un sistema solare, perché non è concepibile per la vita di un singolo uomo? Cioè, perché un uomo deve vivere sempre nel dubbio e nel rassegnarsi, perché, o nell'abbandonarsi al Dio dei cristiani? Cioè, perché la prima cosa che ti dicono fa non fare niente, abbandonati, abbi fiducia in Dio, prega in Dio, ottieni da Dio, spera in Dio nella grazia, ma tu non fai niente per affrontare le cose. Se dal punto di vista scientifico dice, fa, il fatto che la Terra colpita dalle comete non sia stato un danno, ma sia stato uno stimolo alla Terra per reagire e per la vita stessa di diversificarsi e diventare più flessibile, perché se la vita si è accorta che se esistono 10 specie specializzate basta un poco per farle saltare, se ne esistono 10.000, per quante ne possono essere distrutte, 5.000, 9.000, c'è sempre la possibilità, in base alla loro specializzazione, alla loro capacità, al loro saper sfruttare tutte le necessità, che la vita mantenga. Cioè, e allora, se dalla scienza ci viene questa indicazione, perché questo non è fondamentale anche per quanto riguarda appunto il discorso religioso e il discorso della vita, cioè nel senso che se le persone sono capaci di andare avanti e di trovare dei sistemi di collegamento con il mondo e di inventarsi dei sistemi di collegamento con il mondo, perché non farlo? Perché deve esistere un unico Dio, un'unica possibilità, deve essere qualcuno che dice rinuncia a tutto? Perché te lo dico io. È da una lettera di Cristoforo Colombo al re di Spagna, che diceva: ho già constatato che tre soli dei miei marinai scesi a terra hanno fugato quel loro solo aspetto, pensa che potenti, col solo aspetto una moltitudine di gente, non posseggono armi, che vermi, nigarmi, non hanno spirito guerriero, che schifo, vanno ignudi e indifesi, pensa un po', e sono tanto vili che i mille non saprebbero attendere tre dei miei uomini. Questi ignudi e indifesi erano 7 milioni all'arrivo di Colombo, saranno appena 15.600 16 anni dopo. Pensa che coraggioso che era Colombo. Sì, come sono impegnati bene. Vero. Esatto. Ma sai, fare le prime comunioni, le cresime, i battesimi costa, perciò riduci il numero degli utenti e fai prima battezzarli. Fanno più, vero? Esatto. Già. Ah, e guardate che non è successo nel 1400, no, succede oggi. Cioè, il fatto che sia venuto allora, avviene adesso, cioè sta avvenendo in questo momento. Sì, beh, si ripete continuamente. Ricordatevelo, cioè, non è passato, avviene ora. Il concetto di eterno presente che voi avete sentito, in realtà avete spesso sentito, specialmente Franco lo usa, no? Nella sua, in realtà esiste in stregoneria il concetto di eterno presente, che ogni azione è presente in ogni istante dell'esistente, cioè al di là del tempo ogni azione è presente. Beh, d'altronde noi sappiamo che quando le azioni accadono sono accadute e di conseguenza non possono essere cancellate, cioè nel senso che non è pensabile, quando avviene un fatto, che questo fatto possa essere risolto con una parola di perdono o finto perdono, o possa dire di appartenere al passato. Il fatto che le cose siano avvenute modifica sostanzialmente la realtà del mondo, cioè nel senso che da quel momento tutto il mondo avrà come patrimonio quella possibilità. Il concetto di eterno presente credo che appartenga alla filosofia scolastica, no? Che dava la sequenza, che però la sequenza è sempre presente agli occhi del Dio padrone. In realtà invece è presente ora. Cioè tutto quello che è avvenuto si manifesta ora, per cui è adesso che avviene. Questo naturalmente in filosofia, in morale e nella realtà delle cose. Dopo nella fantasia delle persone può essere avvenuto tanto tempo fa da dimenticarcelo. Sì, ma difatti soprattutto uno può pensare che le cose possono essere purificate e cancellate. E purtroppo i fatti che sono successi non possono essere né cancellati, né tolti, né fatti sparire. Cioè, è sempre una cosa da pensare con estrema responsabilità da parte di tutti, che quando si conduce un fatto, si compie un'azione, questa azione non è fine a se stessa, cioè può essere forse fine a se stessa per chi la compie, però il compierla, qualsiasi azione che uno compia, avrà delle conseguenze perché introduce una variabile e questa variabile verrà memorizzata, di conseguenza sarà destinata a far parte del bagaglio di tutta quanta la nostra cultura. Perciò non pensate
che piccole battaglie siano secondarie o che le affermazioni del monoteismo, pertanto sono affermazioni stupide, non ci crede più nessuno. Il fatto che continuano a essere ribadite e che se qualcuno le porti avanti, che qualcuno le riconosca valore, che qualcuno le riconosca qualcosa di fondamentale o una minima importanza, significa che si sta sempre tenendo il fiammifero acceso per un nuovo rogo. Cioè, c'è un altro aspetto importantissimo. Quando viene fatta un'azione, si incide sempre sulla realtà che ci circonda. Anche se viene cancellato nome, cognome, azione, tempo, modo con cui è stata fatta, la realtà è sempre stata incisa. E nell'incisione della realtà c'è un flusso di emozioni che dalla realtà arriva alla persona. Se la persona riesce a aprire il proprio sentire, il proprio intuire alla realtà che lo circonda, chiaramente la realtà non dice nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, che appartiene a un altro ordine di cose. Però gli fa sentire tutto quello che è successo, gli fa intuire tutto quello che è successo e lo porta a ricercare i motori delle cose che hanno prodotto quanto è successo. Cioè, non è che la sottomissione cristiana ha fatto milioni di morti. Io non ho bisogno di cercare milioni di morti per trovare la sottomissione cristiana, faccio anche il contrario. Sì, esatto. Se dalla sottomissione cristiana intuisco quanti milioni di morti sono avvenuti, ma è il concetto e di quanti se li posso ancora fare. Esatto, è il concetto di sottomissione quello che è importante, non è l'azione in se stessa, perché io posso anche dare una coltellata a una persona. Se vado contro la legge mi arresta perché ho dato una coltellata a una persona, dal punto di vista morale posso anche non ricevere nulla contro, dipende dal mio intento, dalle mie intenzioni e dalle condizioni che sto vivendo, magari per legittima difesa, tanto fa un esempio così. Però il problema non è tanto l'azione in se stessa, ma è il mio intento su cui vado a costruire l'azione. Cioè io posso distruggere una persona e fare una cosa immensa, enorme, oppure potrei fare un'azione apparentemente una strage e non aver fatto niente di male rispetto al mio intento, rispetto alle mie intenzioni. Ma se io ho delle intenzioni attraverso le quali sottomettere l'umanità, anche un piccolissimo gesto diventa immane, diventa orrore. Infatti ti ricordi l'ascoltatore mi diceva tu non devi usare termini assoluti per definire azioni tutto sommato piccole, perché altrimenti non hai più termini per l'azione grande. Ma io non mi baso sull'azione in se stessa, mi baso su come viene recepita l'azione dalla vita, che è diverso. Sì, ma difatti quello che noi vogliamo sempre dire, perché noi diciamo che non si può essere pagani soltanto perché, come i cristiani dicono, infatti devi soltanto sottomettere, abbandonarti a Dio e sei a posto, come sei, come cristiano, come monoteista, come islamico, cioè a chi appartiene alla religione musulmana, alla religione monoteista. Noi diciamo questo non è possibile per i pagani, perché i pagani, per essere pagani, devono agire in qualche maniera, cioè nel senso che questo è fondamentale. Non è sufficiente rivolgersi a una divinità e dire questa divinità, come fanno i cristiani, è sufficiente perché io sia qualcosa. No, perché devi essere sempre te il costruttore di qualcosa, nel senso che la capacità di costruzione, la capacità di percepire le cose, di realizzare le cose, appartiene a ogni singola persona. Non esiste una gerarchia, cioè nel senso che ognuno deve realizzare se stesso tramite delle azioni. Per questo nel paganesimo non c'è il discorso dell'inizio, che è fondamentale, è secondario. Esistono molti inizi, perché proprio esistono molte vie, molte possibilità, ma non è fondamentale il discorso dell'inizio, è fondamentale il discorso di chi deve trovarsi a vivere. Il fatto che una persona sia nata per un motivo o per l'altro, questo è secondario. Il fatto che lui si trova a vivere e come vive è quello che è fondamentale. Cioè l'origine di una persona è secondaria, non ha nessuna importanza rispetto a quello che la persona riesce a fare. Cioè, noi abbiamo sempre il concetto monoteista, fa le colpe dei padri ricadono sui figli. Cioè, ricordo le cose del peccato originale, che è una perversità. Ed è la base del concetto di partecipazione morale, esatto, che dopo diventa una cosa filosofica, diventa una cosa morale e giuridica, che però è di origine monoteista. Perché Perché la verità, l'assoluto, è di origine monoteista e la padronanza della generazione è di origine monoteista. Cioè le colpe del loro Dio ricade su ogni cristiano, questo è il concetto. Per cui tu sei sempre dipendente a quanto st'altro ha fatto. Sì, ma infatti questo lo vediamo, poi logicamente cosa succede? Che abbiamo i casi dei continui predicatori dell'Apocalisse con le continue stragi. E poi abbiamo il caso, che esempio neanche di attualità, continuamente fa
bimbi in uno stadio della religione, da anni non vedo mia figlia, cioè casi che ormai noi citiamo spesso perché denotano una cosa che è fondamentale nel rapporto con i figli, con i bambini o con gli altri, cioè che un genitore non agisce come genitore ma agisce come appartenente a un certo Dio, cioè dire siccome Dio domina gli uomini io devo dominare i miei figli, i figli come oggetto di possesso, cioè, e io ho qua ad esempio la Repubblica del 19 marzo in cui proprio c'è questo, un'intera pagina dedicata a questi continui problemi che esistono fra appartenenti a queste religioni, ma questo qua è significativo perché denota, questo qui avviene, non avviene perché il genitore è possessivo per sua natura ma perché appartiene a una religione monoteistica che gli insegna questo, cioè che di conseguenza le persone devono essere battezzate all'inizio perché hanno il peccato originale, devono fare la comunione, devono fare la cresima e avanti questo. Poi logicamente quando si dice questo, il passaggio ai messie e predicatori dell'Apocalisse è un attimo, cioè, anche perché cosa può di diverso predicare a monoteista tranne che la fine del mondo, l'avvenuta del mondo? E io vorrei, di fronte a questi comportamenti puramente monoteisti, dare un esempio di poesia. I cristiani sono abituati appunto a pregare il Dio di dargli un favore, di fargli una grazia. Beh, io da un inno a Pan leggo fa: salve degli dei massimo Pan padre, Pan ritualmente di espeiter, a noi incurante del peso caduco dai padre ingegno sano. Cioè non ci devi dare la grazia, devi darsi l'ingegno, la capacità di comprendere il mondo. E su questo comportamento diverso dei pagani rispetto ai monoteisti, vorrei citare ad esempio, io cito spesso appunto Omero, però c'è ad esempio qualcuno che dice, fa Ulisse racconta di aver vissuto, cioè non ha bisogno di inventarsi che un dio l'ha aiutato, ma racconta io ho vissuto, io ho fatto, io ho agito. E questo punto di vista mitologico è fondamentale. E leggo da un libro che parla appunto di Omero, dice: Ulisse, tra una vicissitudine e l'altra, incalzato dalla sorte, Dio Poseidone lo perseguita, medita, parla del destino e si lamenta, ma sempre riflette e non si lancia in alcun che non abbia prima calcolato. Da qui scaturiscono le sue risorse, ed è grazie a ciò che ottiene di accedere al mondo dei morti e di poter uscire da quel luogo da cui non si può far ritorno, così come unico tra gli uomini riesce a udire il canto delle sirene senza essere sedotto, sia nel caso di Circe come in quello dell'accesso all'Ade, egli sa cosa deve fare. Cioè, quello che deve fare lo fa perché lui ha la conoscenza sufficiente per affrontare il mondo, per affrontare le cose, sa che ne ha conoscenza, ne ha esperienza, e soprattutto appunto perché gli dèi non sono una cosa come pretendono i cristiani, un qualcosa che ti deve dire come comportarti, come agire, come devi stare. Cito sempre questo libro su Omero, dice, fa: qualche studioso di mitologia greca ha definito il dominio di Hermes, l'antenato di Ulisse, come una terra di nessuno, posta ai margini, al di là del convenzionale del quotidiano, in cui una persona entra, ne ha uno stimolo, però dopo l'applicazione sta a lui, deve essere lui che deve agire. Non è che Dio dice, tu devi, prendiamo il caso di Mosè, il Dio cristiano lo prende e si prende, tu devi uscire da qua, devi uscire dal Egitto, devi andare nella terra promessa. E lui fa questo. No, anche i luoghi degli dèi sono dei luoghi fuori dal quotidiano, in cui la persona può prendere degli stimoli, prendere dei riferimenti, e poi sta a lui come applicarli, come agire, come lanciarsi in qualche impresa. Ma deve avere lui le conoscenze, deve avere anche la capacità di entrare in questo spazio, cioè deve avere un contatto con il divino, non deve essere sempre la vittima o il sottostare o il sottomesso a Dio. Per essere pagani dobbiamo riconoscere che il mondo che ci sta attorno è fatto di dei. Nello stesso tempo dobbiamo sapere che per incontrare gli dei del mondo che ci sta attorno dobbiamo prenderci in mano la responsabilità della nostra vita e alimentare il Dio che dentro di noi cresce. E questa preposizione è una preposizione fondamentale. I nomi degli dèi possono essere quello che vogliamo, se cioè noi possiamo scegliere qualsiasi relazione in base ai nostri bisogni, alle nostre tensioni e ai nostri piaceri, ma se è sempre il Dio che cresce dentro di noi che sceglie gli dèi, non la nostra ragione, sì, non la nostra descrizione.
Io ho visto un sito di internet dove c'è una cibele dalle 8, 9, 10 tette che nutre il mondo. Bello, ben fatto, cioè belle fotografie, però e dopo, quello vabbè, e allora cosa ho dopo? Non ho la libertà, cioè non ho la possibilità di costruire il mio essere cibele, non ho la possibilità di costruire il mio essere infinito, per cui mi resta sempre una cosa così. Posso avere dei bellissimi siti in internet con bellissime fotografie fatti molto bene, ma e dopo? Cioè c'è un dopo, non siamo come un romanzo dove all'ultima pagina c'è la parola fine ed è finito tutto. No, c'è dopo, c'è la vita di tutti i giorni, c'è il nostro vivere, il nostro sentire, il nostro percepire. Se noi non siamo in grado di sviluppare il Dio che c'è dentro, non siamo neanche in grado di incontrare gli dèi. Se noi vogliamo, beh, possiamo sostituire al Dio padrone dei cristiani, possiamo sostituire la Dea Madre, ma se ci mettiamo in ginocchio, se il nostro modo è la supplica, se il nostro modo è la preghiera, non cambiamo esattamente niente, siamo sempre cristiani. Sì, esatto. Cioè, se noi non riusciamo a comprendere come un conto è mettersi in ginocchio e sottomettersi, l'altro conto è costruire la nostra libertà, la libertà del percepire, la libertà del sentire, la libertà di vivere secondo i nostri bisogni, le nostre necessità, allora non siamo, solo allora dico diventiamo pagani, non quando noi usiamo dei nomi diversi o delle affermazioni diverse. E questo andrà sempre a dividere quello che è il monoteismo, il cristianesimo, il cattolicesimo o qualunque forma che questo può assumere da quello che è il paganesimo. È la vita che ci divide, è il modo di affrontare la vita, non i nomi degli dèi. Sì, sì, ma difatti una cosa che ad esempio i cristiani hanno sempre, i monoteisti hanno nei confronti del paganesimo, è dire fa, sì, ma voi siete quelli che si rifanno all'antica Roma e all'antica Grecia. No, non siamo quelli, cioè nel senso che noi utilizziamo quel serbatoio, sì. Però il nostro paganesimo è un paganesimo contemporaneo, cioè è un paganesimo che ha inizio, sì, adesso. Mi hanno accusato anche a me di prendere i nomi degli dei romani, ma io ho avuto necessità di usare quei nomi per definire tutta una serie di tensioni del mondo che mi circondava e andarle a descrivere, cioè dargli dei nomi, una descrizione che fosse comunicabile. E in quel paganesimo, in quello periodo storico che io l'ho fatto, in quel periodo mio di trasformazione, ho preso gli dèi dell'antica Roma che mi andava bene per fare il discorso che dovevo fare. Ma così con Esiodo sto prendendo i nomi degli dèi greci. Quando lavorerò sui libri dei morti egiziani, prenderò i nomi degli egiziani. Quando ho fatto l'analisi dei vari paganesimi, basco, urrita, finnico, cioè, ho preso quei nomi degli dèi. Cioè, non è importante il nome degli dèi, sì, no, è come io lo riempio che è importante, il significato che gli do. Sì, ma infatti è significativo questo, cioè nel senso che essendo gli dèi dei contenitori o dei contatti a disposizione degli uomini, è sempre l'uomo che stabilisce il tipo di contatto, cioè nel senso che non c'è nessuno che farebbe la critica a un altro pagano perché utilizza una divinità in una certa maniera. Ah, se qualcuno per caso dovesse usare internet su Federazione Pagana, che lo può ritracciare anche su Yol, su Arianna, io ho messo, caricato domenica, un'invocazione agli dèi, cioè praticamente è una mia situazione in cui io mi sono trovato avanti agli dèi. E io ho rivendicato me stesso e chiaramente gli dèi hanno rivendicato loro stessi. Secondo me è anche piuttosto bella, cioè anche dal punto di vista poetico è abbastanza bella, però il pregio di questo, che l'ho voluto mettere anche se è una cosa mia personale, perché dà la definizione, la differenza fra l'essere pagano davanti agli dèi e gli dèi davanti all'individuo con quello di essere cristiano. Ho voluto caricarla apposta e ho caricato anche il discorso che ho fatto dove va il corpo luminoso per l'amica che aveva scritto l'altra volta. Per cui se volete leggervi la differenza fra l'atteggiamento che ha un pagano davanti agli dèi, Francesco, se vuoi andare a leggere la sotto, spedisco via email. Va bene, d'accordo, appunto, ecco, io ricordo sempre che tutto quanto, molto del nostro materiale è su internet, perciò molto. Sono quasi 3 milioni di caratteri ho messo, Francesco, sono quasi 5 libri, una roba del genere, insomma, per cui... Sì, di conseguenza appunto gli ascoltatori che ormai l'accesso a internet è abbastanza facile hanno la possibilità di
di recuperare appunto materiale che riguarda questa trasmissione anche su internet, cioè informazioni, testi e così via. Possono tenere anche dei contatti, appunto io ricordo sempre che esiste anche un gruppo di discussione, cioè una mailing list, un gruppo di discussione in cui uno si può iscrivere, cioè, diciamo una mailing list che è più corretto definirla, in cui uno può iscriversi e poi partecipare al dibattito, cioè può mandare dei messaggi agli iscritti e può riceverli, in cui si può avviare un dibattito. Sì, comunque c'è anche un atteggiamento diverso di motori di ricerca, ho visto, eh? Cioè sia Spiritual Search che altri motori di ricerca hanno assunto un atteggiamento molto più disponibile, cioè molto più favorevole nei nostri confronti, forse perché hanno visto che qualcuno viene a vederci. Infatti io lo vedo dai banner pubblicitari che ci mettono, ha cominciato a mettere dei banner pubblicitari più commerciali su alcuni siti. Sì, vuol dire... Sì, comunque appunto reputo anche questo qua che c'è è fondamentale, il corso di internet dà la possibilità ad esempio a moltissimi pagani che non ricevono Radio Gamma 5 di essere in contatto, di vederli, scambiare informazioni, cioè io ho visto un po' di gente anche in giro per l'Italia che così scrive perché ha visto il sito, fa dei commenti, fa dei giudizi, cioè l'importante è avviare questo dibattito, ma quello che appunto soprattutto voglio ricordare che il paganesimo non è che noi stabiliamo cos'è il paganesimo, noi la nostra via il paganesimo, cioè non esiste una visione dogmatica e iniziale, cioè nel senso che noi non siamo i ripetitori di una divinità o i continuatori di qualcosa, cioè noi siamo gli elaboratori di qualcosa di nuovo. Esatto, siamo dei costruttori del paganesimo. Cioè non è, non... E abbiamo tutti diritto al titolo di pontefice, tutti i pagani in questo momento. Quello di pontefice massimo sarà messo a bando di concorso per il primo pagano che riuscirà a spodestare Wojtyla o il suo successore, per cui il pontefice massimo sarà a concorso, bando di concorso. D'altronde prima o dopo avverrà, ma sarà quella di lanciare il bando di concorso per pontefice massimo. Il primo pagano che riuscirà a diffondere talmente tanto il paganesimo ad essere riconosciuto dallo Stato italiano e riuscire a riprendersi il titolo di pontefice massimo, quello sarà un titolo onorifico che verrà dato. Infatti appunto ecco io voglio, visto che tu mi dai l'imbeccata che stiamo parlando del titolo di pontefice massimo e dell'attuale usurpatore del titolo di pontefice massimo appunto che è il signor Carolino Wojtyła,